Buonasera a tutti, grazie per essere di nuovo qua con noi a Spazio per Tutti. E questa è una serata molto interessante, parleremo di un argomento molto curioso. E prima di lasciare la parola al relatore, prima di presentarvelo, vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 19 marzo, parleremo di un argomento molto intrigante che è la freccia del tempo con il professor Zanghi. Prima di lasciare la parola al relatore, ve lo presento brevemente. È laureato in fisica all'Università di Genova. E ha fatto ricerca sia sulla superconduttività sia su materiali magnetottici, ha conseguito ben due diplomi di specializzazione post laurea in didattica della fisica e della matematica e infatti insegna al Liceo Scientifico Cassini di Genova fisica e da anni tiene anche corsi di tutorato in analisi matematica, argomentino niente male, alla Facoltà di Ingegneria di Genova. E niente, lascio a questo punto la parola a Andrea Marenco, che ringrazio per essere qui con noi e che ci parlerà di questo curiosissimo argomento. Grazie, grazie a tutti, condivido il video. Va bene, buonasera a tutti, grazie Marco. E, cosmologia dunque, il modello standard dell'universo, sarebbe come dire qual è lo stato dell'arte, anche visto da un punto di vista storico, di quello che sappiamo sulla cosmologia moderna. La cosmologia è la parte della fisica che si occupa della nascita, della struttura e dell'evoluzione dell'universo. E differisce dall'astrofisica perché, diciamo così, l'astrofisica si occupa un po' degli oggetti dell'universo. La cosmologia si occupa invece del contenitore dell'universo, anche se vedremo che contenitore rimanda a un concetto di qualcosa che è dentro e qualcosa che è fuori, e questo non sarà esattamente così. Il contenitore universo è molto diverso da quello che possiamo immaginare come contenitore. Non per niente, per riuscire a rappresentarlo, serviranno gli enti astratti della matematica per poter spingere il pensiero a una tale raffigurazione. La cosmologia si occupa quindi di domande, insomma, non da poco, come è iniziato tutto, che cosa succederà? L'universo è finito oppure è infinito? Da quando esiste? Esisterà per sempre? Queste domande, diciamo che al momento non tutte hanno una risposta, ma diciamo che con quello che sappiamo si è riusciti a restringere un po' il campo, a restringere un po' il cerchio delle risposte possibili. Questo Gauguin qua riassume bene quello che diciamo quello che fa la cosmologia, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. Sono domande che toccano un po' le sfere ontologiche, le sfere più diciamo, interiori. Non per niente la dimostrazione è che quasi tutte le religioni hanno una loro cosmologia, hanno una loro rappresentazione di quello che è successo. E approfitto per la presenza di un gran numero di studenti che si affacciano da poco a uno studio serio della scienza, per sottolineare la differenza tra quello che è un sapere dogmatico e un sapere scientifico. Un sapere dogmatico come quello della religione, di una filosofia che si basa su scritti sacri, magari tramandati, su antiche filosofie tramandate, e che non mettono mai in discussione quello che è, e anzi che il fatto di provenire da, diciamo, tempi più antichi è un punto di forza. Il sapere scientifico è diverso, benché magari facciano affermazioni sulle stesse cose, è molto diverso, è un lavoro collettivo che riguarda il fare delle ipotesi e poi verificarle. Questo lavoro sappiamo che è derivato da un certo periodo storico, diciamo così, quella che chiamiamo storicamente la rivoluzione scientifica. Sappiamo che è durata per tutto l'arco del 1600. Quindi anche l'altro sapere, quello dogmatico, ha una sua, un suo diciamo,
una sua dignità. L'uomo ha pensato per molti più anni nell'altro modo, nel modo dogmatico, e solo, diciamo, da questo periodo qui in avanti che si fa risalire la nascita della modernità, del pensiero moderno. Con Galileo Galilei, appunto, che si è scontrato con quest'altro tipo di ragionamento e, diciamo così, in un certo senso ha cercato di far vedere che le due cose non erano in contrasto, ma che potevano convivere. Questo tipo di approccio si è poi concretizzato con Newton, con il quale è passato il discorso che le stesse leggi che dominavano sulla vita terrena potevano anche essere utilizzate per, diciamo così, per spiegare il cosmo, per spiegare insomma, la forza di gravità che attira la Luna, la stessa di quella che attira una mela sulla Terra. Ma la cosmologia, da questo punto di vista, è stata trattata ancora per tanti anni in ambito filosofico. E di Kant, infatti, l'idea di una nebulosa primordiale, siamo nel 1780, e per una cosmologia moderna dobbiamo aspettare fino al 1916-1917, con Albert Einstein che con la sua teoria della relatività fornisce le basi sulle quali costruire una cosmologia moderna, una cosmologia scientifica. L'approccio che diciamo così, è stato così stabilito simbolicamente appunto a partire da Galilei è quello di un rapporto dialettico tra teoria e esperimento. Si fanno esperimenti, si verificano le ipotesi teoriche e nel caso si controllano. Questo è quello che fa la fisica. Si compiono esperimenti riproducibili in laboratorio e si controllano le varie ipotesi. Da questo punto di vista l'astrofisica appare peculiare perché non può fare esperimenti, non si possono ricreare in condizioni riproducibili, non so, un laboratorio o una stella e quindi qui ci si può basare di osservazioni, ma per fortuna la natura ha fatto per noi un grande numero di esperimenti. Quindi, ad esempio, se vogliamo descrivere la vita di una stella, possiamo osservare varie stelle a vari stadi evolutivi e poi ricostruire così in questo modo tutto il percorso. Da questo punto di vista, la cosmologia è ancora più particolare perché la natura ha fatto per noi un solo universo, almeno per quanto ne sappiamo finora. E da questo, unico universo dobbiamo trarre, diciamo, delle conclusioni. Proprio per questo serve, è importante avere una guida che possa dare, diciamo, insomma così, un modus operandi, una filosofia di fondo che ci possa guidare allo studio dell'universo. Bene, questa guida è stata individuata, e lo scrivo qua nel marmo, dal principio cosmologico. In cosa consiste questo principio? Beh, questo principio dice che alla stessa epoca cosmica, su distanze sufficientemente grandi, poi vedremo che sarà su un miliardo di anni luce, l'universo è omogeneo e isotropo. Omogeneo significa che da qualunque punto io lo guardo, vedo la stessa cosa. Non ci sono punti di osservazione privilegiati. Isotropo vuol dire che in qualunque direzione io lo guardo, vedo la stessa cosa. In altre parole, in un preciso momento le proprietà generali dell'universo, come ad esempio la densità, la distribuzione della materia, le stesse leggi della fisica, sono uguali in qualunque altro punto dell'universo. Se ci pensate, è un po' un'estensione a livello cosmologico di quello che era il principio di Copernico, che diciamo così, a un certo punto con la rivoluzione copernicana si è spostato la Terra dal centro dell'universo e spostata lateralmente. Potremmo chiamare questo principio anche un principio di copernicanicità. Ogni punto deve poter vedere la stessa distribuzione, lo stesso arrangiamento della materia e le stesse leggi della fisica. Il principio cosmologico ha delle conseguenze molto importanti sulla teoria che si deve costruire per spiegare l'universo. La prima cosa è che consente
di semplificare molto da un punto di vista matematico, le leggi che verranno descritte. Un conto è avere una descrizione che dipende dalle tre dimensioni dello spazio, un conto è dover spiegare una situazione omogenea. Se agli studenti io do un esercizio, diciamo così, isotropo, dove c'è un problema che è lo stesso a tutte le direzioni, sono contenti perché è molto più facile da risolvere che non un qualcosa che mi dipende dalle tre dimensioni dello spazio. Un'altra conseguenza importante è che se l'universo dovesse espandersi oppure comprimersi, non lo so, il principio cosmologico questo non me lo dice, se l'universo si sta espandendo, si sta contraendo o rimane sempre uguale. Queste naturalmente saranno le osservazioni, ma in ogni caso, se lo facesse, deve farlo con una precisa legge e precisamente la velocità con cui si allontana o si avvicina deve essere proporzionale alla distanza dell'oggetto che sto osservando. Qui c'è un esempio chiarificatore che ha fatto Corrado Lamberti, questo astronomo divulgatore che ci ha lasciato per Covid quasi un anno fa, ormai è passato un anno, e nel suo libro Capisci l'universo faceva questo esempio qui. Possiamo capire questa legge pensando in questo modo: se abbiamo tante macchine e ogni macchina va a una velocità proporzionale alla distanza da ciascuna di esse. In questo modo, se io guardo le altre macchine da qualunque punto io le guardo, qualunque automobile mi metto a guardarle, vedo sempre la stessa cosa. Questo capita solo in quel caso, solo se la velocità è proporzionale alla distanza dell'oggetto da cui guardo. Facendo un esempio nello spazio, qui ho preso tre galassie, questa Andromeda, Whirlpool e il Sombrero, la distanza tra di esse. Possiamo vederla come data da una quantità che chiamiamo distanza covariante, nel senso che covaria con gli oggetti, per un coefficiente che sarà il fattore di scala. Ecco, questo coefficiente potrebbe cambiare nel tempo. Diciamo che l'accezione più generale potrebbe cambiare nel tempo. Qui formiamo un gigantesco triangolo, un triangolo ipotetico nello spazio. Se le galassie si stanno espandendo, quello che succede è una cosa del genere. Si devono espandere in modo che questo triangolo rimanga simile al triangolo di partenza, altrimenti si perde il principio cosmologico. E qui si vede molto bene, questa è la strada che ha fatto Andromeda e questa è la strada che ha fatto il Sombrero. Si vede molto bene che Andromeda, essendo più lontana e dovendo mantenere questa proporzionalità tra le distanze, si vede molto bene che ha dovuto compiere più strada nello stesso tempo, alla stessa epoca cosmica, e quindi deve essere andata più velocemente. Gli oggetti più lontani devono andare in questo modo più velocemente. Allora facciamoci un attimo un giro per l'universo. Questa è una riproduzione che ha realizzato l'Osservatorio Anglo-Australiano con un grandissimo numero di galassie. Stiamo facendo un viaggio impossibile, nel senso che abbiamo bloccato il tempo e ci stiamo muovendo delle galassie. E cerchiamo un po' di vedere se questo principio cosmologico potrebbe essere valido, se si vedono delle proprietà che sono uguali da tutti i punti di vista. Intanto si intravede come la materia tenda ad aggrupparsi, ad addensarsi, queste sono le galassie. Sappiamo che la forza che domina è la forza di gravità. E sappiamo che la forza di gravità non si accontenta mai, tende diciamo così, ad addensarsi in un punto e più si addensa e più tende ad addensare ulteriore materia. C'è una specie di instabilità gravitazionale per questa crescita continua. Se la guardiamo in questo modo qui, ci sono ampi spazi vuoti e poi diciamo, zone di materia. Non sembrerebbe esserci una grande omogeneità. Però se prendiamo uno spicchio di universo e lo analizziamo, ecco che si vedono molte zone delle strutture, una struttura di questo tipo, ecco che è, diciamo così, una forma tipo spugna, e la materia si presenta in questo modo qua. Se ad esempio voglio testare
se c'è l'omogeneità, se c'è un'indicazione di omogeneità, posso provare a vedere di prendere un cubo dello spazio, iniziare a spostarlo, magari prendiamo un cubo di 100.000 anni luce, lo sposto nello spazio, questa è una dimensione della galassia, ecco. Beh, si vede che dentro e fuori c'è materia e poi zone vuote. Se voglio fare calcolare la densità, devo fare la massa che c'è all'interno diviso il volume e si vede che c'è una certa variabilità. Però si vede anche se prendo un cubo più grande, magari non so, di 500.000 anni luce e lo faccio muovere, beh, è vero che continua a variare, ma quando c'è una zona vuota, poi spostandosi si riempie subito. E ancora di più se prendo un cubo magari di 1 milione di anni luce oppure di 500 milioni di anni luce. Beh, questo è il grafico che otteniamo se continuiamo a fare questi esperimenti. Si vede molto bene che all'aumentare del lato di questo ipotetico cubo, la variabilità, che è su quest'altro asse qua, diminuisce, fino ad arrivare intorno a 100 megaparsec, insomma intorno al miliardo di anni luce, che si è ridotta a un qualche per cento. Quindi questa è una forte indicazione di omogeneità, almeno sulla scala del miliardo di anni luce. Quindi possiamo già iniziare a fare una piccola suddivisione e dire che la cosmologia inizia quindi quando ci occupiamo di oggetti che hanno le dimensioni superiori al miliardo di anni luce. Al di sotto si occuperà l'astrofisica. Ci sono altre indicazioni di questo principio cosmologico, di questa copernicanicità? Beh, sì, se analizziamo la distribuzione di radiosorgenti, come sono disposte nello spazio, nell'universo, vediamo che già a occhio si vede una certa isotropia della distribuzione. Più ci allontaniamo, si scorge anche un aumento di densità, ma comunque sembrerebbe che a parità di distanza da noi, se facciamo de delle ipotetiche sfere, si trova abbastanza una stessa probabilità di incontrarle. Qui, non abbia, essendo sorgenti più rare, non abbiamo quell'addensamento che abbiamo invece con la materia ordinaria. Beh, ad esempio qui si vede che poi nelle sorgenti vicine diventano più rare. Infatti qui c'è una bellissima proprietà che abbiamo guardando il cosmo, che è quella che più lontano guardiamo, più lo vediamo giovane. Il fatto è che la velocità della luce è finita, quindi quando viene emessa da un oggetto, bisogna calcolare il tempo che arriva da noi. Quindi quando arriva da noi, quello che vedremo è come era quando è stata mandata. E quindi guardando più lontano, è come se avessimo una macchina del tempo, equivale a guardare più indietro nel tempo. E questo è un bel vantaggio perché ci consente di trarre delle conclusioni importanti. Come facciamo a stimare una distanza da noi? Beh, c'è un punto importante sulla ricerca delle distanze, che direi che è il 1924, quando Irwin Hubble insieme a Milton Humason è riuscito a stimare la distanza da noi, a trovare la distanza da noi, che siamo qui, questa è la nostra galassia, questo è il gruppo locale di galassie, e Andromeda. E come ha fatto? Ha trovato in Andromeda una stella variabile. Le stelle variabili sono delle stelle che variano la loro luminosità, aumenta, che la loro luminosità aumenta e poi diminuisce, e attraverso la misura del periodo che impiega a fare questo, si può stimare la distanza da noi. Questo segue dal lavoro di questa astronoma qua, che si chiama Henrietta Leavitt, e la cui storia, consentitemi un attimo di fare una piccola digressione, visto che pochi giorni fa era la festa della donna. Questa astronoma qua ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Qui la vediamo al lavoro con le sue colleghe che erano dette le donne computer, siamo ai primi del Novecento, e queste erano le addette a controllare le lastre fotografiche, che
che arrivavano da tutti gli osservatori, che c'erano dagli Stati Uniti, anche poi dal Sudafrica, iniziavano ad arrivare le lastre, e normalmente bisognava sovrapporle, controllare che non ci fosse qualche movimento. Ad esempio Plutone è stato scoperto così, confrontando più immagini una sopra l'altra. E questo era un periodo in cui era difficilissimo per una donna entrare, soprattutto in un ambito scientifico. Non c'era praticamente accesso alle donne allo studio e a lavorare come scienziate. Qui invece questo Charles Pickering è riuscito a fare un gruppo praticamente solo di donne, lo chiamavano l'harem di Pickering. In realtà, pochi anni prima, qui avremmo visto solamente uomini che facevano questo lavoro, o meglio, studenti. L'analisi delle lastre è qualcosa di molto dedicato e serve molta dedizione e molta attenzione. Gli studenti erano praticamente incapaci di fare questo, si lasciavano sfuggire anche cose importanti. Un giorno il direttore del centro, che era Pickering, qui erano ad Harvard, all'osservatorio di Harvard, si è molto arrabbiato con loro e ha detto, quasi arrabbiato: se lo facesse la mia governante, lo farebbe meglio di voi. E già questa frase lascia un po' dire qual era il concetto della donna in quel periodo lì. Ma poi ci ha pensato veramente. Ha provato e ha visto che effettivamente le cose andavano meglio. Il centro di Harvard è diventato in questo modo uno dei principali centri al mondo di analisi delle lastre fotografiche. Questa è la legge che ha scoperto Henrietta Leavitt, che collega la pulsazione, quindi il periodo di pulsazione, con la magnitudine, cioè con la luce che viene emessa. Il concetto è molto semplice. Se noi abbiamo una candela, se sappiamo quanta luce emette, se la allontaniamo da noi, la luce diminuisce. E quindi evidentemente c'è una relazione tra la distanza che cioè, da noi e la luce che percepiamo. Se conosciamo quanta luce emette, con un piccolo calcolo possiamo calcolare la distanza. Ed è proprio quello che ha fatto. Questo è proprio quello che ha fatto Hubble nel 1924, usando questo telescopio. Eravamo nell'era dei telescopi di 2 metri, questo comunque 2,5 metri, che era piazzato su Monte Wilson, vicino a Pasadena in California, a un'altitudine di 1600 metri, dove spesso lì i cieli sono sereni e dove l'altitudine consente di ridurre anche le turbulenze dell'aria. Bene. Hubble ha visto una di queste stelle variabili all'interno di Andromeda, ha potuto stimare la distanza e ha trovato un numero intorno ai 2 milioni e mezzo di anni luce. E questo è un fatto molto importante per quel periodo, se pensiamo che fino a pochi anni prima c'era un grande dibattito se la galassia si esauriva. Esauriva tutto l'universo, cioè se la Via Lattea era tutto l'universo o se c'era qualcosa oltre. Quando si guardavano le altre galassie, si vedevano delle nebulose, delle nebbioline, non si riusciva a capire se era interno alla Via Lattea o se era esterno. Infatti, nel 1920 è anche stato fatto un evento: questi due astronomi, che erano Harlow Shapley, che era il precessore di Hubble lì a Monte Wilson, e Herbert Curtis, che era invece sempre un astronomo di un osservatorio poco vicino a Monte Wilson. E si sono sfidati in una specie di duello, diciamo, di osservazioni, sostenendo due punti di vista. Shapley sosteneva che sì, tutto si esauriva all'interno della galassia, l'universo era intorno ai 300.000 anni luce. Invece Curtis diceva che no, c'è qualcosa oltre, diciamo che col senno del poi ai punti ha vinto Curtis. Nei 5 anni successivi Hubble si è dedicato a uno studio di un grande numero di galassie e a misurarne le velocità, quindi a stimare le distanze e a misurarne le velocità. Le distanze le ha fatte con il metodo della Leavitt, ma anche con altri metodi, quello delle supernove ad esempio. E le velocità invece le ha trovate osservando il redshift co cosmologico, cioè osservando una specie di effetto Doppler, che diciamo così, la frequenza che viene emessa quando ci si avvicina è più alta di quella che viene emessa quando si allontana, e ha trovato, guardate che risultato, queste sono le galassie, sembra proprio
che la relazione tra le distanze e le velocità sia proprio su una retta. Questa, la costante di proporzionalità, che sarebbe un po' il coefficiente angolare della retta, però visto dall'altra parte, è 74,3 km al secondo per ogni megaparsec. Questa è un po' la pendenza della retta. In cosa consiste questo redshift, che è molto importante in astronomia, perché appunto consente di osservare i movimenti, farci rendere conto della cinematica dell'universo, come si muove? Beh, consiste in questo fatto: se abbiamo una sorgente che lo emette, che si sta allontanando da noi, la luce, se parte di un colore, quindi a una certa frequenza, arriva di un altro colore. Se parte blu, ad esempio, potrebbe arrivare rossa, e questo viene chiamato spostamento verso il rosso. Qui Hubble, in modo molto cauto, ha iniziato piano piano a capire che non era dovuto tanto al movimento degli oggetti, ma allo stiramento dello spazio. È come se lo spazio qui all'interno si stesse stirando sempre di più, come se stesse aumentando lo spazio tra i due oggetti. Questo è il suo articolo originale del 29, che ha pubblicato all'Accademia Nazionale delle Scienze. Ed ecco qui l'esempio del redshift. Questo è una nebulosa, una galassia lontano che sta emettendo della luce. E questi sono dei righi di assorbimento. Essenzialmente la luce che emettono le galassie deriva da delle transizioni elettroniche all'interno degli atomi, delle stelle, quindi una grande quantità di luce che viene emessa tutto intorno alle galassie. Normalmente ci sono delle nubi, tipicamente di idrogeno, che assorbono in parte questa radiazione, e quindi quello che poi arriva a noi sono queste righe che vengono chiamate righe di assorbimento. Se questo è quello che vediamo quando inquiete, se si sta allontanando, vedete, sono le stesse righe leggermente spostate verso la zona rossa. Se si sta avvicinando verso la zona blu, questo è praticamente il redshift, cioè questa è la formula, questo è lo sviluppo al primo ordine della formula relativistica, che mi dà proprio, misurando la variazione di lunghezza d'onda che percepiamo, sappiamo la lunghezza d'onda che viene emessa perché sappiamo che questo qui, che riga di assorbimento corrisponde, questa è la velocità della luce, e questa sarà la velocità con cui si allontana o si avvicina l'oggetto. Ecco, dopo le misure di Hubble, un sostegno a queste misurazioni sono arrivate. Hubble praticamente è riuscito a vedere solamente delle cose molto qua vicine. Guardate le misure che sono state fatte successivamente con i telescopi moderni. Si è andate avanti almeno quasi al miliardo di anni luce, e gli oggetti si dispongono entro gli errori proprio su questa retta qua. Il parametro di Hubble corrisponde all'incirca a un 6% di allungamento ogni miliardo di anni. Sarebbe un po' come dire che se qui davanti avessi una sbarretta di 1 metro, questa si potrebbe allungare di 1 metro e 6 centimetri, ma questo allungamento sarebbe di 1 miliardo, avverrebbe di 1 miliardo di anni. Quindi non è un'espansione violenta, non è un'espansione parossistica. Il nostro universo si espande, come dire, lentamente, però le distanze sono tante, sono alte. E quindi questo effetto, anche in piccola percentuale, è visibile. Ecco, questo è un po' il classico grafico, diciamo, la rappresentazione che si fa di questo fatto, un po' come disegnare dei puntini su un palloncino. Quello che avviene, non sono i puntini, si allontanano quando lo gonfiamo, ma non è che si stanno allontanando, sono proprio perché in mezzo c'è una maggiore distanza, si è formato più spazio in mezzo. A questo punto, per fare una cosmologia abbiamo bisogno della fisica, e la fisica ci propone quattro forze che sono presenti in natura. Sappiamo che ce ne sono: forza nucleare forte e debole. Le prime due si esauriscono all'interno del nucleo, e quindi non possono essere loro che, come dire, plasmano l'universo. L'elettromagnetismo è una forza che ha un raggio di azione infinito, sì, però ha una fortissima tendenza a neutralizzarsi, a differenza invece della gravità, che, come abbiamo visto, ha una fortissima tendenza all'instabilità, alla crescita. E quindi una teoria dell'universo non può che essere fatta sulla base di una teoria della gravità. Questa teoria della gravità, come vi dicevo, è quella che abbiamo, si chiama relatività generale.
Non che non ci fossero altre idee della gravità, sappiamo che Newton appunto ha fatto una teoria della gravità che si basa su un'azione a distanza degli oggetti e che è compendiata un po' da questa formula, ma è molto più esplicativa la sua formula microscopica, che un po' mi dice che questo lato qui rappresenta la materia e questo lato qui rappresenta il campo gravitazionale. Essenzialmente, questa formula, che si chiama equazione di Poisson, mi dice che è la materia che va a disegnare come deve essere fatto il campo gravitazionale. Anche Newton ha provato ad applicare la sua teoria all'universo, quello che è uscito è una cosa, no, dove le stelle erano praticamente infinite, questo l'ha fatto perché altrimenti se fossero state delle stelle in una sfera, ad esempio, si sarebbero tutte condensate in un punto, ha dovuto mettere delle stelle fuori e quindi procedendo così all'infinito, l'universo che ha ottenuto sì era isotropo omogeneo per garantire questo equilibrio, ma anche infinito e statico. C'è un problema filosofico su questo fatto perché questa forza contiene un'azione a distanza, che è un'aberrazione da un punto di vista filosofico, questa non località, ma influenza, distanza, per non evocare spettrali, azioni a distanza, diciamo che Newton diceva io non so perché si è accorto che c'era un problema, ha detto non faccio ipotesi su questo. Però effettivamente c'è qualcosa che non va, non è possibile che se abbiamo il vuoto, cioè l'assenza di tutto, due oggetti possano interagire. Albert Einstein, rispetto alla vecchia teoria, dà tre punti forti di innovazione. Il primo punto è intanto che introduce lo spazio in quattro dimensioni. Non per niente anche la matematica inizia a diventare più complicata, si parla di quadri vettori per descriverla. E il tempo e lo spazio diventano elementi da non trattare più separatamente, ma da trattare come una cosa unica. Qui è la lavagna, per caso vediamo proprio scritte le trasformazioni di Lorentz e vediamo proprio come la posizione di un corpo in moto relativo rispetto a un altro venga influenzato dal tempo che passa rispetto all'altro osservatore. Il tempo e lo spazio diventano un ente da trattare assieme. La seconda grande innovazione è che, come con Newton, si aveva una descrizione che, diciamo, del campo gravitazionale che dipendeva dalla materia, qui invece entra in gioco non solo la materia a descrivere il campo gravitazionale, ma anche ogni forma di energia e ogni forma di pressione. Anche la pressione contribuirà al campo gravitazionale. La pressione, diciamo così, potrebbe non essere positiva, per forza potrebbe anche essere una pressione negativa che spinge fuori. Se ci fosse, anche questa deve contribuire a disegnare il campo gravitazionale. Ma poi la terza ipotesi, quella più innovativa, che fa senz'altro della teoria della relatività la più bella teoria della fisica, è quella che il campo gravitazionale non è altro che una modificazione delle proprietà geometriche dello spazio fisico. Lo spazio non è vuoto, le masse influenzano, lo modificano. Diciamo così, questa modificazione crea questa interazione. Okay, questo è un esempio, questa è la trama dello spazio-tempo che viene alterata la sua forma per masse, come diceva Newton, solamente qui le masse non danno un'azione a distanza, non creano un campo a distanza, ma modificano lo spazio. Ecco qui, ad esempio, qui la Terra che gira intorno al Sole potrebbe mettersi a girare intorno in questo modo qui, come potrebbe fare una pallina in un imbuto. Ecco, questo è il punto di più, come dire, spinta dallo spazio-tempo che non attirata dal Sole. Questa è l'equazione di campo, questo è il termine appunto che come con Newton mi determina la massa del tensore in energia e impulso e questo invece è come si ricostruisce la deformazione dello spazio-tempo. E anche qui abbiamo lo stesso schema, la massa influenza la geometria dello spazio-tempo. È formulata in modo, diciamo così, con una matematica molto avanzata, qui sono dei tensori, in pratica sono 10 equazioni differenziali alle derivate parziali del secondo ordine accoppiate tra loro.
Il problema è in generale non risolubile da un punto di vista matematico, se non in alcuni casi particolari con poi comunque aiuto numerico. Un po' di anni dopo, nel 17, Einstein introduce un altro termine, che è questo termine qui, lambda, che viene chiamata costante cosmologica. Questo termine rappresenta una pressione negativa, cioè un qualcosa che spinge al di fuori le masse, una specie di antigravità che va verso l'esterno. La introduce per un motivo preciso. Lui pensava, almeno delle osservazioni fino a quel tempo, qui siamo nel 17, quindi siamo in un periodo precedente a quello che aveva visto Hubble, all'espansione di Hubble, e pensava un universo statico. Quindi è chiaro che se noi abbiamo solamente la forza di gravità non può essere garantita la staticità, perché comunque è comunque attrattiva, e quindi aveva bisogno di un termine che potesse andare a equilibrare la sua attrazione. Einstein diceva che l'universo è, non diviene. È come dire che non so, non c'è questa espansione, non c'è il parametro di Hubble, il parametro di Hubble è zero, secondo lui, ma siamo in un periodo precedente. Per rappresentare un po' la situazione, immaginatevi questa situazione qua, qui sono dei paracadutisti che stanno scendendo, come sarebbe possibile equilibrarli e dare una zona di, un punto di equilibrio? Beh, così, con i paracadutisti quando sono nel tunnel del vento. Qui abbiamo una pressione che va verso l'alto e che tende a equilibrare la forza di gravità. Con un contributo di costante cosmologica pari proprio alla metà di quello che lui ha calcolato come forza attrazione di campo gravitazionale, è riuscito ad avere questo equilibrio. Ecco qui, quindi vedete, la costante cosmologica rappresenta un po' in questa analogia la pressione che va dal basso verso l'alto e invece la gravità è quella che va dall'alto verso il basso. Quello che ottiene è in effetti un universo, beh, instabile, ma il problema più grosso che è statico, e che quello che, proprio quello che voleva lui, che fosse statico. Naturalmente poi Einstein viene diciamo, a conoscenza del lavoro di Hubble subito e si rende conto di avere sbagliato. Qui lo vediamo proprio a Monte Wilson, mentre sta mettendo l'occhio sull'oculare, Looker, e questo lo porterà a dire, quando ho introdotto questo termine, ho avuto una cattiva coscienza, sono incapace di credere che una cosa così brutta possa essere realizzata in natura. Questo è stato il mio più grande errore. Ecco, introdurre la costante di Hubble, scusate, la costante cosmologica, lui l'ha considerato successivamente il suo più grande errore, ma poi vedremo che in realtà non è proprio così, in realtà non è proprio un errore. Einstein aveva sgridato due giovani fisici che in quel periodo avevano trovato delle soluzioni alla sua equazione di campo molto semplici e soluzioni non statiche. Uno era Alexander Friedman, che lavorava a Leningrado, insegnava matematico, insegnava matematica a Leningrado, e l'altro Georges Lemaître, fisico, che invece insegnava a Bruxelles. E vedete, usando il principio cosmologico, quelle 10 equazioni differenziali molto complicate alla fine si riducono in cose più semplici. Sono queste due qua, che addirittura una è anche risolubile per via simbolica. All'interno di questa teoria viene fuori un parametro che si chiama una densità caratteristica, che è 2 per 10 alla meno 29 grammi su centimetro cubo, praticamente 5 atomi su metro cubo. Questa è un valore di densità particolare che determinerà due diversi comportamenti di quello che farà l'universo. Questo termine qui, A, è proprio quel coefficiente di espansione che vi ho fatto vedere prima. Bene, in cosmologia è più pratico lavorare con questo parametro di densità, che è il rapporto tra densità dell'universo diviso questa densità critica. Ad esempio, quando omega è uguale a 1, vuol dire che la densità dell'universo è proprio uguale a questo numero qua. Se omega è più grande di 1, vuol dire che è maggiore, se omega è più piccolo di 1, vuol dire che è più piccolo di questo numero qua, che viene fuori dalla teoria. Questo numero qua possiamo considerarlo fatto di tre termini. Uno che è quello di radiazione, poi c'è quello, non lo vedo perché è sotto qua, comunque c'è quello di costante cosmologica e quello di materia.
Quindi c'è questa densità da questo modello semplificato di universo, considerandolo omogeneo e isotropo, le equazioni complicate di Einstein vengono fuori in modo molto semplice. Einstein non era d'accordo con questo lavoro, vi dicevo che li ha bacchettati un po', perché ha detto che sono universi non stazionari, siamo il 22 quando scrive questo, sono universi non stazionari, sono sospetti. Friedman insiste, manda una lettera e dice, sono sicuro che le mie soluzioni sono corrette, le sue equazioni contengono effettivamente una soluzione statica, mobile, l'universo può muoversi, non è detto che sia statico. Einstein controlla i calcoli e in effetti si accorge che ha ragione Friedman. Lo scrive sulla rivista ammettendo il suo errore, ma nel manoscritto troviamo, non ha pubblicato questo, ma si trova, sono fisicamente non rilevanti. Comunque lui continua con questo suo pregiudizio che l'universo dovesse essere statico, e quello che poi gli farà dire proprio è stato il mio più grande errore. Nel frattempo, dallo studio delle geometrie non euclidee, viene fuori che sono possibili solo tre forme dell'universo compatibili col principio cosmologico. Una è quella di un universo chiuso, potremmo dire in due dimensioni paragonandolo a una sfera, ma ricordiamoci che qui siamo in quattro dimensioni, non riusciamo a raffigurarlo. Tanto per capirci, un universo fatto così, se noi prendiamo tre punti, un triangolo fatto con tre punti, la somma degli angoli interni è maggiore di 180 gradi. Oppure piatto, dove la somma degli angoli interni è proprio 180 gradi, oppure con questa figura qui, che si chiama iperboloide, ha una falda, in cui la somma degli angoli interni invece è inferiore a 180 gradi. L'universo dovrebbe avere una di queste tre forme, sono le uniche compatibili col principio cosmologico. E queste formule qua, diciamo, dalle equazioni di Friedman, si vede che c'è il parametro di densità che può discriminare una o l'altra. Dal solo parametro di densità si può risalire a com'è la forma. Naturalmente stiamo parlando di un ambito in cui vale il principio cosmologico, quindi siamo su scale superiore a un miliardo di anni luce. Precisamente, se il parametro di densità è maggiore di 1, la densità è alta, quindi l'universo è qualcosa che si chiude su se stesso, che si può espandere e poi richiudere. Se è uguale a 1 abbiamo un universo piatto, se è maggiore di 1 abbiamo un universo aperto. È un po' come questa analogia qui, se noi spariamo un oggetto verso l'alto, a seconda della densità del pianeta, a seconda di quanto è grande il pianeta, può o tornare giù, oppure allontanarsi indefinitamente, se superiamo o meno la velocità di fuga. E a seconda quindi di quanto è il pianeta, può fare una cosa o l'altra. L'universo piatto è esattamente la via di mezzo. Sembrerebbe il caso, come dire, più difficile che si possa verificare, perché occorre un parametro con un valore molto ben preciso. Però vedete, possiamo fare questa analogia qua, questa potrebbe essere una galassia che tende ad allontanarsi, se le altre galassie, l'universo quindi stesso, ha una densità più grande di quel valore lì, quel valore critico, quel maggiore di 1, torna giù e l'universo tenderà poi a comprimersi, altrimenti si allontana indefinitamente. A parte questo caso particolare che sembra, diciamo così, a misura zero, misura nulla, cioè misura che abbia una probabilità nulla di verificarsi, questo qui dell'universo piatto. Questo è un po' il diagramma che viene fuori, risolvendo da un punto di vista matematico, non facciamo un riferimento a delle osservazioni. A seconda di quanto valgono questi parametri, abbiamo la dinamica dell'universo. Ecco qui che se il parametro di densità è 5, l'universo si è espanso, così, e poi tende a ricomprimersi fino a ottenere una cosa che chiamiamo Big Crunch, cioè torna al punto di partenza. Se valesse 0,3 abbiamo questa zona qui, sempre con un'espansione, diciamo sempre con un'accelerazione che è comunque negativa, quindi con la concavità verso il basso, però che comunque continua a espandersi e si espanderà all'infinito. L'universo non finirà mai di espandersi. Beh, c'è poi la via di mezzo col parametro di densità uguale a 1, se la densità è esattamente quel valore lì che vi dicevo, 5 atomi per ogni metro cubo.
Allora prenderà una geometria piatta e si evolverà come proprio via di mezzo di queste due. Però se noi ci mettiamo una costante cosmologica, ad esempio 0,7, beh, possiamo osservare che l'universo fa così. Questo è dove siamo noi oggi, quindi questo è il dato che abbiamo. Qui a sinistra c'è il passato e qui c'è il futuro. Se mettiamo una costante cosmologica, diciamo così, è cresciuto, si è espanso e poi continuerà a espandersi in modo accelerato. E questo avviene anche con qualunque valore di costante cosmologica. Se la inseriamo, pur piccola, prima o poi incontriamo una zona dove l'universo inizia a espandersi. Beh, c'è da dire che l'universo può fare una sola di queste cose. Cioè, c'è un solo andamento, o si espande, o non è possibile nel tempo passare da una zona all'altra. Beh, c'è da chiedersi a questo punto il nostro universo a quale corrisponderà. Bisogna fare delle misure. Bisogna cercare di stabilire bene quant'è questo parametro qui ho messo insieme di massa e radiazione, e sono misure molto difficili. È molto difficile riuscire a vedere, sono misure di un calibro di precisione molto elevato, riuscire a vedere quanti atomi ci sono per ogni metro cubo. Questa densità di riferimento è bassa, 10 alla meno 29 grammi su metro, pensiamo grammi su centimetro cubo, e pensate quella dell'acqua è 1. Quindi l'universo evidentemente è vuoto, molto, molto, molto vuoto. Infatti c'è tanto spazio tra una galassia e l'altra. Questo è quello che dovremo misurare per riuscire a capire come farà. Tornando all'indietro, si può prendere la pendenza qui di questa curva qua, semplicemente è la derivata dell'espressione dell'ADT, e andare a vedere dove interseca l'asse. E questo lo troviamo che va a intersecare, se ci mettiamo in questa zona qui, all'incirca 13,8 miliardi di anni. Quindi, tornando indietro nel tempo, visto che si sta espandendo, la Maestra dice: se proiettiamo il filmino all'indietro e sta espandendo, andiamo all'indietro, si va a finire in un universo più piccolo, che si concentra in un punto. Ecco, l'inizio di questa espansione, dovrebbe essere iniziata a 13,8 all'incirca miliardi di anni. C'è da subito da dire che quando andiamo con tempi molto piccoli, questo modello inizia a fallire. Sappiamo che c'è un tempo che si chiama tempo di Planck, che corrisponde a 10 alla meno 43 secondi, al di sotto del quale tutta questa teoria che stiamo facendo si ritiene che non vale più. Avrete sentito parlare di teorie delle stringhe, di quantizzazione del campo gravitazionale, si sta cercando di vedere qualche teoria che una volta formulata potrebbe andare a dirci cosa è successo sotto questo tempo qua. Con quello che sappiamo, con la teoria che abbiamo adesso, non siamo in grado di dirlo perché non vale in quella zona lì. Beh, allora possiamo a questo punto cercare di misurare i parametri e nello stesso tempo di ricostruire un po' la vita dell'universo con quella teoria che si chiama teoria del Big Bang. Questo sarà necessario avere la fisica, qui questo è il modello standard delle particelle, avere la relatività e anche poi le osservazioni. Mettere insieme questi tre ingredienti mi porta a trovare qual è questa, cioè, ipotizzare quale potrebbe essere compatibile con tutto quello che sappiamo, la storia dell'universo. E di Gamow, George Gamow, l'idea che l'universo, oltre a essere più piccolo nel passato, dovesse essere anche più caldo, e l'universo primordiale dovesse essere molto simile a quello che avviene all'interno delle stelle. Ecco qui che abbiamo qui il tempo di Planck, qui non sappiamo che cosa è successo, ma subito dopo segue un periodo, qui si chiama periodo della grande unificazione, dove sappiamo che le forze che adesso appaiono sublineate in quattro forze diverse dovevano essere una sola, e poi qui iniziano a crearsi le particelle, quelle che conosciamo come particelle elementari, quindi i bosoni, W, Z, il bosone di Higgs, i quark qui iniziano a formarsi e appaiono per un primo momento liberi, poi a 10 almeno 5 secondi iniziano ad aggregarsi, sappiamo, a 3 a 3 a formare i protoni e i neutroni. La materia
rimane per i primi 3 minuti in questo plasma di fotoni e di materia in cui la radiazione elettromagnetica era in equilibrio con la materia, veniva continuamente assorbita e rimessa in equilibrio, e inizia piano piano la nucleosintesi. A questo punto, dopo 3 minuti, abbiamo questo plasma di materia e si iniziano a formare i primi atomi, e qui troviamo una prima indicazione di quanto potrebbe essere questo parametro di densità. All'incirca dovrebbe essere un 5%. Rispetto a tutta la materia che è presente, la massa di questo tipo qua, massa barionica viene chiamata, dovrebbe essere un 5%. Questa teoria la dobbiamo ad Alfer, Bethe e Gemow, appunto, e troviamo nelle osservazioni, questa viene chiamata foresta di Lyman alfa, che ci indica che le abbondanze degli elementi leggeri sono conformi a quanto questa teoria prevede. Questa teoria si chiama stranamente Alfer, Bete, i tre nomi sono Alfa, Bete, Gemow, che sono in assonanza con Alfa, Bete, Gamma. Questo non è una coincidenza, essenzialmente sono Alfa e Gemow che l'hanno fatta. Bete era assolutamente ignaro della teoria, però è stato inserito nell'articolo che è stato pubblicato da Gemow perché era bello vedere una teoria che parla dell'inizio dell'universo che iniziasse con tre nomi che sono in assonanza con le prime 3 lettere dell'alfabeto greco. Successivamente, a 300.000 anni circa, 380.000 anni dall'inizio, la temperatura è scesa a 3.000 Kelvin e continua la nucleosintesi, ma soprattutto assistiamo al disaccoppiamento tra la materia e la radiazione. Cioè, mentre prima erano intrinsecamente collegati in un continuo assorbimento e riemissione, da questo punto la materia è libera, si slega completamente, inizia quella che si chiama l'era della materia, prima chiamata l'era della radiazione, e la materia viaggia libera. Successivamente c'è il periodo in cui si iniziano a formare, ad aggregare la materia e le galassie, noi siamo in questo punto qua, e è passato appunto questi 13,8 miliardi di anni. Certo che se questa radiazione qui, che si è liberata 300.000 anni circa dopo l'inizio, se riuscissimo a catturarla e acchiapparla, sarebbe una grande conferma, una grande indicazione verso la validità di questo modo di vedere le cose. Al di là di questo momento qui, non riusciamo a vedere, perché durante questa zona qui, dall'altra parte, c'era questo plasma che sappiamo che, diciamo così, è opaco alla luce. Sarebbe un po' come voler guardare al di là di una nuvola, di una cortina fumogena. Noi possiamo vedere indietro nel tempo, utilizzando appunto la luce, la radiazione elettromagnetica, ma non oltre questo periodo qua, questo dell'ultimo scattering, è noto come radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione è stata vista, è stata trovata nel 1964 da questi due ingegneri che stavano lavorando alla Bell Telephone e stavano lavorando a tutt'altra cosa. È un caso, è uno di quei casi di serendipità della fisica veramente notevoli. In particolare, si stava cercando di vedere se era possibile effettuare delle trasmissioni attraverso il satellite, e allora interessava, nel senso, parlare da un lato all'altro, ad esempio, degli Stati Uniti. I satelliti erano già su e quindi avevano costruito questa antenna, diciamo che lavorando nelle radioonde, la lunghezza d'onda poteva essere dell'ordine dei centimetri, all'incirca una zona, insomma, decimetri, ecco. E quindi c'era questa antennona grande che era in grado di captare i vari segnali che volevano provare. Qui eravamo proprio all'inizio e qui stavano facendo quello che fa qualunque bravo ingegnere quando vuole testare una strumentazione di rilevamento, cioè stavano guardando il rumore di fondo. E quello che succedeva è che Ciao ovunque ragazzi. spostavano questa gigantesca antenna, vedevano questo rumore imperturbabile, non riuscivano a capire da dove provenisse.
Anzi, hanno anche ripulito, hanno scoperto che c'erano dei nidi di piccioni all'interno, li hanno ripuliti, ma niente da fare. C'era questo disturbo che piano piano si sono resi conto che non era un settlement noise, era un rumore che arrivava dall'esterno, dal cosmo. E questo li ha stupiti abbastanza. Poi uno di loro era a pranzo con un ricercatore lì vicino, si chiamava Darvar qua, quindi era facile questo fatto. Ha parlato di questo rumore, questo ricercatore era al corrente della ricerca della radiazione cosmica di fondo, ha subito capito che era quello. E quindi si sono messi a fare misure per vedere se era proprio questa radiazione qua. Gemov aveva calcolato che rispetto alla temperatura iniziale a cui era stata emessa, che era intorno ai 3000 Kelvin, l'ultima radiazione emessa era intorno ai 3000 Kelvin, nel tragitto per arrivare fino a noi si dovesse essere stirata fino intorno e diminuita fino intorno, Gemov ha calcolato 5 Kelvin, questa era la sua stima. E più o meno ci è andato vicino, perché questa radiazione qui che loro hanno visto era una radiazione intorno ai 2,7 Kelvin. Ecco, vedete, questa era l'antenna, notate che era possibile spostarla sui due assi, si poteva sia cambiare la declinazione sia cambiare l'azimuth, quindi potevano orientarla in tutte le parti e da tutte le parti si otteneva la stessa cosa. Qualcuno di voi saprà o si ricorderà che questo era il disturbo delle vecchie televisioni quando mancava il segnale, era questa la figura che si otteneva dalle vecchie televisioni a tubo raggi catodici. Ebbene, l'1% di questo rumore qua era proprio radiazione cosmica di fondo. Le antenne che si utilizzavano, le antenne VHF, VHS, per captare il segnale radio e televisivo erano in grado di captare una parte, almeno una parte, della radiazione cosmica di fondo. Quindi si può dire che questa radiazione cosmica di fondo l'avevamo già vista. Ecco, questo poi è famoso perché Johnson, naturalmente poi il tutto ha funzionato e Johnson ha fatto la prima telefonata da Washington fino al centro della NASA, da una costa all'altra. Che cosa hanno visto poi successivamente? Penzance Wilson, loro diciamo, hanno fatto misure solamente in questa zona qua. Le misure successive, guardate cosa hanno determinato la forma precisa che ha la radiazione che viene emessa quando è in equilibrio con un corpo, viene chiamata radiazione di corpo nero. E tutte le volte che abbiamo una radiazione che è in equilibrio, che si scambia, viene assorbita e riemessa in condizioni di equilibrio con la materia, si ha un andamento tipico del genere. Questo già si sapeva. Bene, Penzance e Wilson hanno visto proprio questo andamento qua, una piccola parte, la cosa era talmente importante che naturalmente gli astronomi hanno iniziato a mandare satelliti per osservarla meglio e per riuscire a capire quello che si vedeva. Quello che ha visto l'antenna, che sorprendeva abbastanza, era una isotropia molto molto spinta. Cioè, praticamente, a parte il centro galattico, che questo qui togliamo, mettiamo al netto, questo è il piano galattico ovviamente che ne mette di più, ma tutto il resto veniva emessa una radiazione con una precisione incredibile, a una precisa temperatura. E questo è un fatto abbastanza sorprendente, tant'è che si sono mandati i satelliti uno dopo l'altro, sempre più sensibili, in modo da andare a percepire quali sono proprio se ci sono delle disomogeneità. Vedete, questo è COBE, il primo satellite che è stato mandato, poi WMAP e poi Planck, che ha mappato le disomogeneità della radiazione. Queste qui sono le zone dove è un po' più caldo e un po' più freddo, ma parliamo di un cambiamento di una parte su 100.000. Questi sono un cambiamento tra qui e qui di 10 alla meno 5 Kelvin, quindi è molto molto uniforme, ma questi di cambiamenti, queste piccole disomogeneità hanno un'importanza incredibile. Tra l'altro, consentono, studiandone la forma, di capire in quale dei tre casi siamo. E quello che succede, che sorprendentemente succede, è che la forma osservata, queste sono immagini che ha mandato
Devil Map, e proprio quella, questa è quella che è osservata, questa è quella che otteniamo se fosse piatto, questa è quella che otterremo se fosse piatto, e vedete come sono molto simili? Sembrerebbe che la forma dell'universo, studiando le anisotropie della reazione cosmica di fondo, sia proprio restituisca un universo piatto. Quel parametro di densità talmente vicino a 1 che, vedete, quasi siamo proprio sull'orlo. Ci sono naturalmente degli errori e potrebbe essere ancora uno o l'altro, non sappiamo ancora, ma è molto molto puntato sull'1. Questi sono il satellite COBE, quello che ha visto, questo è stato un premio Nobel anche l'analisi di queste anisotropie, e qui con DevMap, con una precisione più spinta, si è iniziato a vedere che c'era una corrispondenza, una forte coerenza statistica tra quello che si vedeva come radiazione cosmica di fondo e la distribuzione delle galassie. E quindi si è iniziata a pensare che questa fotografia che avevamo di quel periodo lì, questa possiamo dire che è un'istantanea scattata a 300.000 anni dopo il Big Bang, sia stata proprio da germe primordiale per la formazione delle strutture. Le strutture poi hanno seguito queste anisotropie. Ancora di più, questo fatto si vede con Planck, che è andato ancora un livello ancora maggiore di sensibilità. Ed ecco qui che un'analisi più approfondita, facendo la statistica di queste piccole variazioni, questa è una specie di trasformata di Fourier di queste variazioni, insomma, comunque sembrerebbe proprio che si rifletta dal punto di vista statistico le stesse disomogeneità che si avevano dall'ultimo scattering, solamente che nell'ultimo scattering le variazioni sono dell'ordine di 10 alla meno 5, una parte su 100.000, mentre invece le disomogeneità delle strutture cosmiche sono 10 alla 4. Noi partiamo e osserviamo la massa, non è quei livelli lì. Quindi serve qualcosa che mi faccia capire come siamo passati da questo livello di disomogeneità a questo. Bene, osservando delle quasar lontane, analizzando le piccole nubi che erano intorno a queste quasar lontane, si è visto che guardando indietro nel tempo, quindi guardando più lontano indietro nel tempo, la variazione relativa di questa anisotropia era dell'ordine del 10-100. E quindi un valore intermedio. Serve solamente un meccanismo teorico che mi faccia capire come si è potuti passare da questo punto qua al punto che vediamo oggi. Questo meccanismo c'è, l'ha trovato James, e ha trovato esattamente che poi il meccanismo con cui essenzialmente si formano le stelle, quella di, diciamo così, instabilità gravitazionale con cui si può essere. Quindi a questo punto questo è una forte indicazione della bontà di questa teoria. Sono dei valori, delle cose incrociate che convergono verso una prova. Queste sono una simulazione. Ecco, questo com'era diciamo così, i semi iniziali dai quali poi è germogliato tutte le strutture che conosciamo oggi. Questa è una simulazione fatta al calcolatore con un grandissimo numero di particelle. Un supercalcolatore ha gestito 10 miliardi di particelle. Vedete che col tempo c'è la tendenza proprio ad ammassarsi, e addirittura se facciamo anche una zoomata possiamo andare a vedere più da vicino come queste strutture tendono ad autoriprodursi, sono autoreferenziali, tendono ad autoriprodursi, e fin se le analizziamo proprio da vicino, vediamo come si può intanto iniziare a scorgere la formazione di centri aggregati, come potrebbero essere ad esempio le galassie. Ma ci sono dei problemi di tempistica. L'universo che viene rappresentato in queste simulazioni non torna con la tempistica con l'universo nostro. Cioè, il tempo che è passato 13,8 miliardi di anni è troppo breve perché l'universo abbia preso la struttura che leggiamo oggi, questa struttura forma di zucchero filato che abbiamo visto adesso. Questo potrebbe essere spiegato da alcune osservazioni che ha fatto tra gli altri Vera Rubin, tra i primi, sicuramente i primi pionieri, sul moto di rotazione delle galassie. Si è visto che dalla cinematica delle galassie la rotazione è troppo elevata
rispetto a quella che ci aspetterebbe, cioè ci si aspetta quando le stelle girano intorno alla galassia, la loro velocità diminuisca, allontanandosi dal centro. Beh, invece le osservazioni ci fanno vedere che non diminuisce, rimane costante. E questo, tra l'altro, è un grande numero di osservazioni. Invece che andare giù, la velocità rotazionale delle stelle attorno al centro galattico rimane uguale. Questo è spiegabile con una maggiore quantità di massa presente all'interno della galassia, che siccome è una massa che non vediamo, che non emette luce, è stata chiamata massa oscura, materia oscura. Ed ecco che dalle misurazioni si vede che questa materia oscura, che va trattata insieme alla materia barionica, quella che conosciamo, quella che emette luce, è all'incirca un 25%. Tra l'altro, di questa materia qua non sappiamo ancora, non è ancora stato trovato qual è la particella che la determina, ancora ricercata. Sappiamo solo che dovrebbe esistere da misure incrociate, ma non è ancora stata trovata. Un po' di anni dopo, qui siamo a metà degli anni 90, da alcune misure su delle quasar lontane si è vista una cosa sorprendente, che rispetto alla densità critica, che sarebbe questa, diciamo così, le galassie lontane da un certo punto, circa 1 miliardo di anni fa, hanno iniziato a smettere di rallentare, hanno iniziato ad accelerare. E questa è una precisa indicazione della presenza di una costante cosmologica, di questa indicazione, vi dicevo prima che Einstein ha detto il suo più grande errore. In realtà qui vediamo che per spiegare questo fatto, se non ci fosse la costante cosmologica dovrebbero andare così. Invece c'è una netta tendenza di queste supernove lontane a, diciamo così, si allontanano meno rapidamente di quello che dovrebbero fare. E quindi questo mi indica la presenza di una costante cosmologica, come se è una scoperta sorprendente. È come se a un certo punto scoprissimo che le mele invece che cadere vanno verso l'alto, cioè una cosa del genere. Se incrociamo i vari dati, quindi sia la radiazione cosmica di fondo, la diffusione delle galassie e queste misure sulle supernove, otteniamo un parametro di materia oscura circa 0,7. E a questo punto possiamo alzare il budget dell'universo. L'universo dovrebbe essere fatto all'incirca di questa quantità qua, circa un 25% di materia oscura, circa un 5% di materia ordinaria, quella che conosciamo, quella di cui siamo fatti noi, e una grande parte, all'incirca un 60%, di energia oscura. La radiazione la conosciamo, ha una influenza minima, diciamo 0,0, non arriva al percentuale, all'1%. È da sottolineare che dell'energia oscura e della materia oscura non sappiamo assolutamente di che cosa siano fatte. E questo è un po' introducendo, ecco, questa è la soluzione diciamo dell'equazione di Friedman, in cui a questo punto abbiamo tutti i parametri, possiamo inserirli ed ecco la curva dell'universo che viene fuori. Quindi abbiamo un universo che fino a un certo qui siamo oggi, qua, questo è oggi, e dopodiché inizia a espandere in modo accelerato verso l'esterno. Se non ci fosse l'energia oscura, quello che avremmo, cioè se noi azzeriamo il contributo di costante cosmologica, cioè togliamo questo contributo qua, quello che otterremo sarebbe questo. Cioè, e l'origine dell'universo va a finire a 9 miliardi di anni fa. Ma noi conosciamo stelle più vecchie, galassie più antiche di 9 miliardi di anni fa, e quindi sembrerebbe proprio che questa misteriosa energia che spinge l'universo ad allargarsi, sembrerebbe proprio anche da queste misurazioni che debba esserci. Ci sono dei problemi del modello del Big Bang, uno è il problema degli orizzonti e l'altro è il problema della piattezza. Vediamo un attimo in cosa consiste. Il problema degli orizzonti consiste nel fatto che se noi vediamo arrivare una radiazione di fondo da un lato e dall'altro, la troviamo così mostruosamente simili. Il problema è che queste due quantità non sono mai venute in contatto. Hanno dei coni luce separati.
Cioè, se la teoria è così come abbiamo esposto noi, come possono zone dello spazio, di materia, che non sono mai venute in contatto, avere così una temperatura così simile? E questo è un problema. L'altro problema si chiama problema della piattezza e prevede il fatto appunto che il nostro universo, prendiamo atto che è così piatto e che il suo parametro appunto corrisponde vicino a 1, che sarebbe il fatto di un universo piatto, ma è poco, praticamente 1. Il fatto che se è 1 oggi, se torniamo indietro nel tempo a questi 13,8 miliardi di anni fa, doveva essere un 1 con una precisione di 10 alla meno 60. E qui c'è il classico problema di fine tuning, cioè com'è possibile che un valore sia uno con tale precisione? Questi due problemi possono essere risolti e sono stati risolti intorno alla metà degli anni 80 con il paradigma inflazionario. Da più parti nel mondo, vari gruppi, Andrei Linde, Alan Guth in America, Linde in Russia, Paul Steinberg, ma anche poi Sato in Giappone, e vari gruppi più o meno contemporaneamente hanno avuto la stessa idea. Per risolvere quel problema potrebbe essere che l'universo si è espanso tra i 10 alla meno 36 e i 10 alla meno 33 secondi in modo parossistico, molto rapido, 10 alla 26 ordini di grandezza, così, in quella frazione piccolissima di tempo. Questa soluzione risolve i problemi della piattezza dell'universo, perché diciamo così, se si è espanso così rapidamente, quello che noi pare oggi è, vedete, come se fossimo qua, potrebbe essere curvo, sì, ma si è espanso così rapidamente, si è talmente stirato che la curvatura è difficile vederla, come se fossimo su un campo di calcio e volessimo vedere la curvatura della Terra. Noi vediamo una piccola zona. Anche il problema degli orizzonti potrebbe essere risolto perché le parti, diciamo così, che il problema era l'espansione decelerata, che non consentiva alle varie parti di parlarsi. Se abbiamo una zona così accelerata, certo è stato in contatto prima. Quindi hanno così temperature così simili perché si sono parlati, sono stati in contatto, si sono termalizzati, anzi hanno avuto tutto il tempo anche di termalizzarsi e poi si sono sparsi da tutte le parti e per questo noi ora le vediamo arrivare a tutte le parti così. Diciamo che serve un qualcosa che consenta di spiegare un po' questa espansione così rapida. E questo potrebbe essere trovata all'interno di una teoria che sarebbe presa presto dalla teoria della evaporazione dei buchi neri di Hawking. Cioè, cosa succede? In condizioni o di rapida, diciamo così, variazione di gravità, del campo gravitazionale, oppure di gra campo gravitazionale molto intenso, tipo buchi neri, si formano, diciamo così, nel vuoto le particelle che si formano, le particelle virtuali, possono dare un contributo netto alla materia. Perché il meccanismo, semplificandolo, potrebbe essere questo: nella prossimità dell'orizzonte di un buco nero si forma nel vuoto la particella virtuale, sappiamo che il vuoto pullula di particelle virtuali che prendono energia dal vuoto per poi restituirla, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg, l'energia che prendono è inversamente proporzionale poi al tempo che impiegheranno a restituirla. Se però una volta che si sono formate c'è una tale forza attrattiva dovuta al buco nero, beh, ecco lì che poi rimane una va nel buco nero, non ha più tempo di rincontrarsi con l'altra. La stessa cosa può essere successa nel periodo inflazionario, cioè la formazione di materia in un ambiente curvo così rapidamente variabile potrebbe aver separato i due contributi, in modo magari anche asimmetrico, i due contributi di materia e antimateria. Il prossimo obiettivo è cercare di vedere un eco del Big Bang dal punto di vista delle onde gravitazionali, cioè noi non possiamo vedere al di là di 300.000 anni dal Big Bang, ma possiamo con le onde gravitazionali andare a vedere questo e qui si sta già studiando se sono state emesse onde gravitazionali, dovrebbe vedersi una polarizzazione all'interno della radiazione cosmica di fondo, che dovrebbe essere misurabile, questo è un primo obiettivo.
Riassumendo, il modello standard della cosmologia si basa sulla gravità generale e sul principio cosmologico. Spiega tre fatti fondamentali, che sono l'abbondanza degli elementi leggeri, la recessione delle galassie e la radiazione cosmica di fondo, e lo fa essenzialmente in modo molto semplice. Serve per descrivere il parametro di Hubble e poi il parametro di materia. Ho finito. Grazie, Andrea. È mostruosamente complesso. Ma scusa un attimo, adesso non so se ci sono altre domande, ma mi viene una curiosità. Ma chi è che ha soffiato dentro il palloncino alle 10:35? Cioè, perché? Non penso sia Non c'è argomento della nessuno fisica che. questo. No, ma nel senso, cioè, non c'è un motivo. Cioè, è successo, ma non c'è una spiegazione fisica del perché possa essere successa questa cosa. Quello che si pensa ormai a un superamento del paradigma cosmologico, cioè si pensa diciamo, le costanti sono talmente tarate su dei valori particolari che si pensa che il nostro sia uno di tanti universi. Ogni tanto, la probabilità che capiti universo con dei valori così finemente calibrati è bassissima. Quindi l'ipotesi potrebbe essere che l'universo sia fatto di tanti grappoli, il nostro universo non si esaurisce. Quello che noi diciamo è l'universo osservabile, quello che osserviamo noi, chi lo sa dopo. Potrebbe essere che ce ne siano altri, ogni tanto qualcuno fa quello che fa il nostro e dà luogo diciamo, ai parametri di base della fisica che sono quelli che osserviamo noi. Questo potrebbe essere, cioè nel senso l'idea è quello che sia sempre esistito e che questo processo esisterà sempre, di formazione di universi da un multiverso. Okay. Io mi ricordo, avevo sentito una presentazione di Penrose che proponeva un continuo ritorno del nostro stesso universo che finiva in una serie di pop di buchi neri per cui si Anch'io. perdeva spazio-tempo e poi ricominciava tutto di nuovo dall'inizio e lui andava a cercare l'eco di questi buchi neri proprio nella radiazione di fondo, in questo eterno ritorno di un universo che deriva dall'universo precedente. Non so se questo è compatibile ancora con le teorie di oggi, perché un po' di anni sono passati. Non so se l'avevi Sì, sentita credo anche tu. che le ultime teorie siano più inclini, poi sai, qui in mancanza di dati sperimentali è È difficile da difficile sperimentare un trovare, intero non, universo esatto. dentro un laboratorio, Non, mettila. certo che trovare onde gravitazionali, quindi reazioni cosmiche di fondo polarizzata, potrebbe essere già restringere ancora di più il cerchio, ecco, di quello che sappiamo. Avrei una Ok, domanda allora. anch'io, Andrea. Quando spiegavi praticamente il buco nero con il principio di evaporazione di Hawking, spiegherebbe la simmetria tra materia e antimateria, come hai detto tu, ma spiega più questo però che l'inflazione, cioè in che modo spiegherebbe l'inflazione? Spiegherebbe questa, no, l'inflazione, cioè l'aggiunta, Ok. cioè durante l'inflazione si è lavato tutto quello che c'era prima, no, abbiamo perso completamente memoria di quello che c'era prima e si è formato durante l'inflazione proprio grazie a questo meccanismo qua. Proprio per questo, per una piccola, impercettibile anisotropia di questo meccanismo qua. E quindi è l'inflazione il punto cruciale. Potremmo dire che in quel frangente piccolissimo di secondi dipende tutto quello che è successo dopo, il fatto di essere qua anche a parlarne. Questo è l'idea appunto che hanno visto, che hanno avuto molti, non solo Alan Guth ha avuto, diciamo così, è stato bravo dal punto di vista di quello che diremo del marketing, cioè di presentare bene questo tipo di approccio e di risolvere il problema. Tra l'altro, questo meccanismo può anche spiegarmi i semi primordiali da cui poi si è evoluto tutto, perché queste piccole zone che si sono formate poi possono aver dato origine a tutte le strutture, alle particelle elementari, eccetera. Sì, Andrea, c'è una domanda sulla chat e dice: non ho ben compreso il fenomeno dello spostamento verso il rosso, se potevi chiarire questo concetto.
Beh, sì, se una radiazione elettromagnetica sappiamo che ha una lunghezza d'onda, il colore dipende dalla lunghezza d'onda, la nostra sensazione del colore è la lunghezza d'onda, più la lunghezza d'onda è alta, più si sposta verso il rosso. Se ora la lunghezza d'onda è la distanza tra due frangi successive dell'onda elettromagnetica, quindi se lo spazio in cui è immersa si stira, la lunghezza d'onda si allunga e quindi questo coinvolge uno spostamento verso lunghezze d'onda più ampio, cioè il rosso. Se vuoi pensare a un'analogia, si può pensare all'ambulanza che emette un suono quando viene verso di noi è più acuto, perché il ritmo con cui i fronti d'onda si arrivano al nostro udito è più alto perché viene verso di noi. Quando si allontana, invece, questo ritmo è più basso, quindi noi percepiamo una frequenza più bassa. Ecco, il meccanismo, trattandosi infatti di onde sia uno che l'altro, il meccanismo più o meno è lo stesso, ma qui non è dovuto tanto al fatto che la galassia si allontana, ma quanto allo spazio che si espande. Sì, vai Marco, Quando prego. le temperature siamo in equilibrio termodinamico o intesa come temperatura cinetica? In equilibrio termodinamico, cioè la temperatura è l'energia media per molecola, inteso in quel senso lì, l'energia media per ogni molecola. E naturalmente è energia cinetica questa, con tutti i gradi di libertà della molecola. E questo si intende con temperatura. Cioè, com'è possibile che noi continuiamo a vedere la radiazione di fondo man mano che passa il tempo? Cioè, perché questo lampo dopo un po' passa e non lo vediamo più, ma noi continuiamo a vederlo? Beh, intanto i tempi nostri non sono. Perché pervade tutto l'universo. Cioè, la radiazione continua a muoversi, è un continuo pervadere. Quindi noi vediamo la Cioè, radiazione che era un po' più in là, man mano che andiamo avanti la vediamo sempre quella che era un po' più in là. credo che si possa dire così. Questa, diciamo così, è come se fosse in quel momento esplosa, la radiazione è andata in tutte le direzioni. Non c'è una direzione da cui arriva, perché diciamo il contenitore è tutto, era in tutto in equilibrio e quindi ci arriva da tutte le parti. Il tempo che passa, naturalmente, solamente noi ci spostiamo, no? Ci allunghiamo e lei continua ad arrivare, semplicemente. Se la guardassimo tra un altro miliardo di anni sarebbe ancora più fredda, sarebbe ancora stirata in più, però continuerebbe a arrivare. E ci arriverebbe una radiazione che aveva avuto un'origine in un posto leggermente diverso da quella che stiamo vedendo adesso. Cioè. La radiazione è esplosa dovunque, quindi la radiazione c'è da tutte Esatto. Quindi noi adesso la vediamo quella che ci arriva adesso è le parti. esplosa in un certo. Era quella esplosa in quel punto lì, tra un po' di tempo vedremo quella esplosa in un punto un po' più in là. Ma neanche tanto, secondo me non c'è, noi siamo in quel punto lì. Eh sì, esatto, Poi, noi capito? stiamo C'è come se riuscendo no, ad arrivare. espandendosi l'universo, questa radiazione ha dovuto inseguire, per così dire, l'espansione dell'universo e ha perso energia. E quindi è passata da lunghezze d'onda corte, a lunghezze d'onda per via più lunghe, adesso noi la possiamo registrare nella banda delle onde radio. Volendo, possiamo, quando riceviamo un segnale via satellite, con la parabola, in parte quel disturbo che vediamo, quella che chiamiamo neve, è in parte la radiazione di fondo. Non so se ci sono Un'altra altri. domanda sempre di Antonio. Sì? I 2,7 gradi corrispondenti alla radiazione di fondo sono di oggi e in futuro diminuiranno? Sì, ha già Vedi, sì, risposto, sì. certo, sì. Sì, Poi dice diminuiranno. Mirko, dice a scale cosmologiche, il principio secondo cui l'energia può solo trasformarsi, vale ancora? E se vale ancora, dov'è finita l'energia che ha scaturito tutto? Potrebbe esistere un meccanismo di trasformazione energetica che giustifichi l'energia oscura? Ma allora, intanto il principio di conservazione di energia non vale, sappiamo che non vale a livello microscopico, sappiamo che c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg che consente microviolazioni, anzi è grazie proprio a questo che si ha la radiazione e tutto quanto, grazie a queste microviolazioni. Quindi il principio di
di conservazione dell'energia non vale in assoluto, è una concezione della fisica classica, si è perso in fisica quantistica, ci sono, pensiamo solamente all'effetto tunnel e cose del genere. L'energia può trasformarsi in definita energia che ha scaturito tutto? Beh, la materia, la radiazione, l'energia oscura, la materia oscura. Questo è tutta la contenuto, origine. Il budget, diciamo, energetico dell'universo. Potrebbe esistere un meccanismo di trasformare energia che giustifichi l'energia oscura? Ah, non. Finora la materia oscura non potrebbe esserci. Allora, all'interno di alcune teorie delle stringhe è previsto la formazione di diciamo materia antimateria e questi neutralini, ad esempio, che sono delle particelle che potrebbero essere candidati ad essere la particella di energia oscura perché ha la massa che deve essere, quando decade si produce produce elettroni e antielettroni. Non per niente sull'esperimento ASM è proprio indirizzato a verificare questo tipo qui di teorie. L'hanno installato sulla stazione spaziale orbitante, c'è questo rivelatore di antimateria per vedere se c'è una produzione anomala di antimateria. Sono misure difficilissime, perché l'antimateria potrebbe esserci arrivare da una supernova, ma sono misure difficili, però se c'è una produzione anomala di materia e antimateria potrebbe essere che questo neutralino che decadendo produce questa particelle ipotetiche, questi elettroni e antielettroni, e quindi magari potrebbe essere lui il candidato a essere la particella di base della materia oscura. Non lo sappiamo. Bene, non vedo altre domande. Quindi, niente, vorrei salutare tutti. Prima ancora un ringraziamento che prima ho tralasciato. Ringrazio Roberto Porro del GAS, che questa sera ha fatto due prove, ha provato a trasmetterci anche via Facebook. Adesso poi vedremo come è uscita questo esperimento e magari ne faremo altri. E vi ricordo ancora l'appuntamento per il 19 marzo, parleremo della freccia del tempo col professor Zanghi. Per ora è tutto e alla prossima, ciao a tutti.